sia poco da dire, nel senso che la mia è una decisione maturata, non maturata, quando ho deciso di fare l'allenatore mi sono anche posto dei paletti o dei principi di massima, uno dei quali è che se avessi comunque vinto sarei andato via. Normale che è una decisione comunque sofferta, soprattutto per il rapporto che ho con la società, soprattutto anche per la gratitudine che ho per queste persone, la famiglia Giglio, la famiglia Manniello, per Roberto. In questi anni abbiamo condiviso gioie e dolori, soprattutto gioia e fortuna. E quindi, però dentro di me è cresciuta sempre di più la consapevolezza che è arrivato il momento di finire qui questo rapporto e di provare altre cose, se dovesse arrivare qualcosa, se no. Però credo che penso dentro di me sia la decisione più giusta da prendere. Ma ripeto, proprio perché a prescindere da tutto è stata una cosa che poi anche in futuro farò, se dovessi allenare ancora, se dovessi avere il piacere o la bravura, la fortuna di vincere altri campionati. E, ripeto, colgo l'occasione ancora una volta per ringraziare la società, Roberto, con cui, ripeto, mi hanno dato questa grandissima opportunità, comunque facendo l'allenatore, di riscattarmi dalla retrocessione dell'anno scorso. Ho messo tutto quello che era i miei stimoli, le mie motivazioni per vincere questo campionato, quindi sono stato felicissimo che le cose siano andate come ci eravamo prefissati. Ringrazio tutti quelli che ho avuto la fortuna di conoscere in questi 2 anni, dai collaboratori, dai massaggiatori, magazzinieri, da Enzo, da Turcio, Dauria, Lello Persico, Alfredo, Giulio, non vorrei dimenticare grande Clemente, Sebastiano, non vorrei dimenticare nessuno. Ho veramente avuto la fortuna di conoscere delle gran brave persone e forse anche per questo mi rende ancora più difficile questa decisione. Però ripeto, in cuor mio credo che sia la decisione più giusta. Subito dopo la vittoria del campionato, in queste 3 settimane dove io ho temporeggiato cercando di barcamenarmi nelle dichiarazioni, però la società già ne era a corrente, in queste 3 settimane hanno tentato in tutti i modi di convincermi a desistere da questa decisione, cercando di farmi capire che, insomma, il progetto continuava, che ci sono le possibilità, le basi per poter comunque costruire qualcosa di importante. Ripeto, la società ha fatto quello che doveva e quello che poteva fare, però la mia decisione, maturata già all'inizio, nonostante, insomma, le pressioni della società, non mi hanno fatto cambiare idea. C'è una motivazione particolare, hai detto che comunque nell'alta carriera, qualora dovessi vincere ancora, cambieresti. Quindi ti ripeto, nel momento in cui ho deciso di fare questo lavoro ho anche piazzato come ho detto prima, dei principi di massima che mi voglio che siano che mi facciano accompagnare nella mia carriera. Quindi ho sempre fatto della coerenza il mio punto di forza e non voglio cambiare in questo momento. Avevo una missione da raggiungere, l'ho raggiunta, sono soddisfattissimo con l'aiuto di tutti, naturalmente, perché da soli non si fa mai niente, e quindi credo che sia giusto cambiare. È una cosa che ti ha insegnato quando hai detto questo? No, anche se con Gigi lo sapete il rapporto che c'è, ma è capitato per caso che lui abbia usato le stesse parole. Sì. E quindi quando glielo sentite dire, la cosa naturalmente mi ha fatto sorridere pensando, insomma, a quello che pensavo anch'io. Quindi
non è assolutamente un pensiero di Pavarese. No, nel senso, visto no, no, forse no. Un modo di pensare che ti ha... No, 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 è una cosa mia, ripeto, è nata tanti e tanti mesi fa. Penso che hai valutato il fatto che comunque lasci in difficoltà volendo la società, perché avete il tecnico che ha vinto, ben buon rapporto con la squadra, la società. Guarda, con ho valutato tutto, tante cose, so che è un momento difficile del calcio, so che posso trovare squadra domani come posso non trovarla più. Questo credo che sono grande vaccinato e consapevole di questo. Quindi, però ripeto, come ho fortemente accettato con grande motivazione, con grande entusiasmo l'anno scorso di aver preso la panchina, credo che sia stata forse la scelta più difficile e più coraggiosa che avessi potuto fare. Però mi sentivo di farla e mi sentivo che era la scelta giusta. Come ho detto prima, come credo che sia la scelta giusta lasciare. La squadra invece quando l'hai comunicato, se l'hai comunicato? Ma alla fine della partita con la Supercoppa con la Lucchese ho solo ringraziato i ragazzi per la disponibilità che mi avevano dato e ho augurato loro le migliori fortune per il proseguo della carriera. Però non ho detto chiaramente che avrei lasciato, anche perché comunque volevo definitivamente parlarne prima con la proprietà e quindi... Però credo che poi i ragazzi sotto sotto abbiano capito qualcosa. Abbiamo preso atto, ecco, dopo la fine del campionato. Pensavamo che magari in queste settimane ci fosse stato un ripensamento da parte di Massimo, perché, come vi ho detto, c'è grande stima. Come si è creduto l'anno scorso di scommettere, più che una scommessa è stata personalmente una certezza, quello che Massimo poteva guidare questa squadra a un successo, sento la serietà dell'uomo, del calciatore, poi prima o poi bisogna sempre, c'era dello scetticismo l'anno scorso, perché magari era la prima volta si aspettava un allenatore navigato, ma prima o poi bisogna sempre dare modo alle persone che vengono, che stanno da tanti anni nel calcio, che hanno questa possibilità, noi gliel'abbiamo dato, lui ha raggiunto l'obiettivo, come del resto è stato raggiunto da parte di tutti. Quando poi alla fine del campionato, ecco, naturalmente anche noi siamo rimasti un po' spiazzati sulle decisioni che ha preso Massimo. Pensavamo che in questi 15 giorni, 20 giorni, forse ci poteva essere un ripensamento da parte di Massimo, però fino a ieri purtroppo nell'ennesimo incontro avuto con i presidenti e con la proprietà, Massimo rimane su questa sua decisione. Noi dobbiamo solo che prendere atto, e del resto nel calcio esistono anche queste cose, quindi bisogna rispettare il volere di un professionista. Noi lo rispettiamo, rimarrà sempre un grande amico e un grande professionista per il sottoscritto e per la proprietà. Massimo prima ha detto che la società comunque ha provato in qualche modo a convincerlo. In che modo si è parlato di questo? Ma io penso che Massimo, ecco, non è difficile parlare né di programmi né di progetti. Lui sapeva che faceva parte di una famiglia, ecco, perché la Juve Stabia cerca prima di tutto di essere una società, però di creare una famiglia. Con noi c'era un rapporto duraturo che andava già negli anni passati da calciatore, adesso è iniziato un rapporto da allenatore, quindi abbiamo provato magari a farlo un attimino ripensare, però se sono i suoi principi, che magari si è dettato dai principi già dall'inizio della stagione, questi, noi non potevamo essere a corrente di queste situazioni. Il presidente ancora ieri ha avuto l'ultimo colloquio con Massimo è rimasto sulle sue decisioni e quindi diciamo rispettato. Vabbè, come mai si dovesse ripartire, dato che insomma nelle ultime settimane è stato detto anche delle difficoltà. No, le difficoltà diventa una partenza ad handicap come due anni fa, queste. Ma sempre, questo sicuramente è difficile perché
la società in questo momento qua deve pensare ai problemi societari che sono tantissimi. Aspettiamo prima di risolvere quello che pensiamo che possa essere una grande pietra, ecco, per ripartire, se c'è la forza e la volontà di poter ripartire. La società nella conferenza che ha fatto due settimane si aspetta delle risposte che fino a oggi non sono arrivate da nessuna parte, quindi io non so il volere dei presidenti Maniello e Di Giglio, però aspettavamo sicuramente della chiarezza. Prima arriva questa chiarezza e non solo promesse come sono state fatte negli anni passati, ecco, quello di starci vicino, poi alla fine ci siamo ritrovati ancora una volta solo. Io mi auguro che non sia così, perché sennò si farà veramente duro per poter programmare, per poter dare il calcio qui a Castellammare con soddisfazione.